Ciao a tutti, buongiorno. Mi sentite bene da su, dalle retrovie? Benissimo. Mi hanno detto che devo stare qui, corretto? È giusto? Va bene qui? Va benissimo. Mi dispiace per chi cercherò di girarmi qualche volta. Fino alle 9, quindi? Giusto perché non abbiamo slide, non abbiamo niente. Fino alle 9 va bene? 9.05. 9.04, va Non bene. ce ne frega Perfetto. niente. Beh, sì, benissimo. Poi se vedo qualcuno rotolare giù, ovviamente, agirò di conseguenza. Lo stretching è contemplato. Sì, va benissimo. Pochi hanno portato il cuscino, però, come dato indicazione. Vabbè. Ciao a tutti e buongiorno. Allora, grazie a loro ovviamente di avermi invitato. Io vi dico com'è nata un po' questa storia, vi dico la verità, perché adesso Tommaso aveva la telecamera, doveva dire le cose che non sono assolutamente vere. Lui mi ha chiamato insieme a Cristiano un paio di settimane fa e mi ha detto: guarda, ti vogliamo invitare a questa cosa. Cosa ne dici? Io ho detto subito sì, perché penso che sia sempre un'opportunità parlare avanti a delle persone. Lo faccio ormai da tanti anni, ho una certa età, e lo faccio in diversi posti in Italia, l'ho fatto anche all'estero. Incredibilmente mi è successo 2 volte in questa settimana ad Ancona. Incredibilmente, dico, perché abito a tipo 15 km da qui, ma era una vita che non mi capitava ancora. Quindi è una bellissima cosa anche perché mi permette di vedere da persone che venivano a scuola con me, quindi Alessandro veniva a scuola con me una vita fa, non voglio pensare a quanti anni fa erano, a gente che adesso con cui collaboro, con cui lavoro, con cui creo progetti e quindi va benissimo. E queste secondo me sono le occasioni dove nascono le cose. Noi abbiamo bisogno, parlavo adesso qui fuori con una persona con cui sto collaborando e mi diceva: cavolo, la gente che c'è, la terza volta, giusto? Questa è la terza, la gente che viene così presto a parlare perché significa che c'è un bisogno, no? Questo mi sembra abbastanza chiaro. Non penso vi abbia obbligato nessuno a venire qui. E quindi sfruttiamole queste occasioni perché possono nascere progetti, idee, rivedo persone e magari nuove aziende, nuove opportunità. Chi lo sa, se non le facciamo non lo sapremo mai. Fine della parentesi. La realtà è che 2 settimane fa mi hanno chiamato e mi hanno invitato a questa cosa bellissima, mi hanno raccontato il formato, ho detto subito sì e poi mi hanno detto qual era la fregatura. Ho detto: guarda, dovrai farlo alle 8 di mattina. Non vedo le 8 di mattina più o meno quando andavo a scuola, più o meno da quel tempo lì. È un orario, sì, esatto, infatti l'ho rivista con piacere, proprio facevamo questi orari normalmente, no? Ci salutavamo così, con un occhio un po' chiuso, alle 8 di mattina. Diciamo, normalmente mi alzo un po' più tardi, quindi va bene, lo facciamo alle 8 di mattina. Ah, poi una cosa, devi farlo senza slide. Ah, ok, bello. Da un lato, come diceva lui, bello, perché finalmente non devo preparare le slide. Da un lato, le slide sono quelle cose che ti permettono di dire fisso 4-5 concetti e poi ci parlo sopra. Quindi sono una figata le slide fatte bene, perché aiutano tantissimo chi parla. Quindi, le 8 di mattina, senza slide, stavo aspettando altre fregature. In realtà non ce ne erano ad occhio, tranne questa scala bellissima, però questa è la cosa bella. Arriveranno dopo, va bene, aspettiamo. Allora, in realtà, Tommaso mi ha dato degli input, le cose che un po' avete detto. In realtà lui mi ha dato 4 parole chiave, quella call che abbiamo fatto un paio di settimane fa, e lui mi ha parlato di intuizioni, artigianalità, contemporaneità, cosa significa portare queste cose nella contemporaneità e territorio. Io nel racconto che faccio, ovviamente a braccio, obbligatoriamente, cercherò di toccare un po' tutte queste cose, rispetto ad esperienze, a storie, a cose che ho visto accadere. Parlando di DIS, che Tommaso ha introdotto, questa è una realtà. Quante persone conoscono il progetto DIS Design Italian Shoes? Giusto, serve a me per capire. Ok, va bene così, quindi diciamo più o meno un 30%, molto bene. E è un progetto che abbiamo realizzato, esiste effettivamente da 3 anni, quindi ha un minimo di sua storia, con altri due ragazzi che vengono dalla zona degli Scarpari, direbbero loro, gli Scarpà, anzi, e quindi Civitanova Marche, quella zona lì, sono entrambi di Recanati, sono due fratelli. E che in realtà 5 anni fa mi hanno proposto questa idea. Io conoscevo uno dei due fratelli e in un bel, qui se avessi avuto le slide sarebbe partita la slide con un bel scorcio di un tramonto a Porto Recanati,
dove in quel luglio 2013, sì, 5 anni fa, abbiamo fatto, lui mi ha invitato a un aperitivo per raccontarmi questo progetto. Quindi ho una foto che immortala questo momento, dove c'è il bellissimo tramonto del mare che conosciamo benissimo, un cocktail da una parte e un business model canvas da un'altra, quindi per raccontare la storia. E quindi custodisco ancora gelosamente quella foto. E mi ha raccontato questo progetto, aveva un'idea di innovare il mondo delle calzature, che è un mondo delle calzature che è in crisi ormai da una vita, veramente. Sono tanti anni che ogni anno sento dire muoiono altre aziende, è ancora in crisi. E loro avevano un'idea per fare qualcosa di diverso e provare a risollevare almeno alcune, un po' dell'economia di questo territorio. L'idea mi è piaciuta subito tantissimo, io purtroppo questo è uno dei miei difetti, mi innamoro molto velocemente delle idee. E per me innamorarmi di un'idea non significa sposarla al 100%, ma significa sposare quella parte che è la visione dell'idea. Poi tra la visione e la realizzazione passa un sacco di roba in mezzo e vi racconterò un po' cosa è successo. Quindi nel 2013 c'era questa idea che era molto diversa da quello che è Design Italian Shoes oggi, molto diversa. Però c'era un'idea di innovare utilizzando le nuove tecnologie, innovare il mondo della calzatura, la vendita della calzatura. Quell'idea è cresciuta, abbiamo deciso di fare una società insieme e abbiamo deciso di fare una cosa che faccio sempre e consiglio a qualsiasi persona, sia nella vita professionale, ovviamente, stiamo parlando di questo, io aggiungo anche nella vita privata, di agire con queste modalità. La prima cosa che abbiamo fatto è agire e fare il primo piccolo passo che ci potesse dare un risultato. Il progetto che mi raccontava è un progetto molto ambizioso, era un progetto che avrebbe necessitato di risorse, tante, anche soldi, e tempo. Come faccio ad investire tanti soldi, ad aspettare così tanto tempo prima di avere il risultato? C'è solo una possibilità. A prescindere, certo, se ho 2 milioni da poter buttare, va bene, parliamone, anzi, se avete qualche progetto con dei soldi da fare, ben venga. Ma nella maggior parte dei casi la cosa migliore da fare è pensare, e questa è veramente un'arte, qual è il primo piccolo passo che posso fare che mi permette di avere il risultato e capire se sono nella giusta strada. Questa è la prima cosa che bisogna fare sempre. E non è semplice, capire qual è il primo piccolo passo. Che è piccolo, ma che mi deve dare un risultato, mi deve rispondere alla domanda: sto andando nella giusta direzione? Mi risponde alla domanda: è giusto continuare a investire su quella strada? Troppi progetti, si parla startup per qualsiasi cosa, no? Probabilmente anche la pizzeria che è qui di fianco si definisce startup. Quando ho un'idea innovativa, se ne parla tantissimo, ci sono finanziamenti, ok, dove voglio veramente arrivare, ma qual è la prima piccola cosa che posso fare per capire se il progetto funziona, se vale la pena portare avanti quell'idea, se vale la pena investire ancora tempo su quell'idea, tempo e risorse. Questa è la cosa che dobbiamo fare sempre. Non solo un piccolo passo, ma poi che questi passi siano costanti nel tempo. Dopo ogni piccolo passo ce ne deve essere un altro immediatamente dopo e così via fino a quando non c'è fine. Perché il progetto non finisce. Qualsiasi progetto ha un'evoluzione. Come abbiamo un'evoluzione noi, le nostre persone, le nostre professioni, le nostre attività. Questo vale se siete liberi professionisti o lavorate in un ente pubblico, lavorate in un'azienda con decine e decine di dipendenti o lavorate in un'azienda con 4-5 persone. Funziona sempre allo stesso modo, eh? Qual è il primo passo che posso fare per capire se sto andando nella giusta direzione? Se voglio fare tutta questa scala per arrivare su, non è che posso saltare il primo gradino. Forse sì. Faccio un passo un po' più lungo, posso fare il secondo, forse anche il terzo. Basta, quello lo devo fare per arrivare su in cima. È la stessa identica cosa su un progetto. Sembra banale, ma la maggior parte delle volte non si fa. Lo vedo in tutti i progetti che mi capita di toccare. Per il mestiere che faccio, più o meno dalle 30 alle 50 idee all'anno mi vengono proposte, raccontate per avere un feedback, per avere un aiuto per poterle portare avanti. Nella maggior parte dei casi sono idee che stanno nella testa di chi la pensate troppo tempo e non è stato fatto nulla per avere un minimo di validazione. Cosa abbiamo fatto noi per This Design Italian Shoes? Noi mi presentavano un progetto che era enorme, appunto, si sarebbero voluti anni per svilupparlo. Noi abbiamo fatto, 2 mesi dopo, non di più, abbiamo fatto una landing page,
senza andare troppo sul tecnico, una pagina internet, un sito internet con una pagina dove in cinque lingue, perché a noi interessava l'estero per questo progetto, interessa ancora l'estero più che l'Italia per questo progetto, in cinque lingue si chiedeva all'utente la bontà del nostro progetto. Qual è? Saresti interessato a acquistare una calzatura fatta in questo modo, funziona in questo modo, la ricevi a casa in questi giorni e ha questo prezzo? Stavamo chiedendo questo, adesso era un po' più strutturato, però ve la faccio semplice. Stavamo chiedendo questo. Abbiamo speso 2000 euro in pubblicità per mandare in giro questa pagina che non conosceva nessuno, ovviamente. C'era un brand che avevamo abbozzato, non era quello che esiste oggi. E da lì abbiamo raccolto i primi feedback. Erano dei feedback che ci servivano a capire se il progetto aveva un senso o meno. Noi, per noi aveva un senso, ma non dobbiamo comprarle noi le scarpe. Chiediamole al mercato. Abbiamo ricevuto 32 risposte in due settimane, molto molto positive. E già con qualche suggerimento, ci davano feedback. Sì, fighissimo, però secondo me dovresti fare quest'altro. Ah, sarebbe bellissimo se, faccio questo esempio perché per me è eclatante, se si possono incidere le iniziali sulla calzatura. Noi non l'avevamo pensato, sinceramente non pensavo neanche fosse tutta questa innovazione e tutto questo interesse. Oggi è la cosa che vende di più, le nostre scarpe. Tutte le nostre scarpe hanno le iniziali sulla calzatura. L'80%, 85% delle persone. Su una scarpa da 300 euro l'incisione costa 25 euro. Non è proprio banale, non è che costa un euro. Tra l'altro a noi ci costa 2 euro, ma quello è un altro discorso. Questo per dire che spesso gli utenti, nella quasi totalità dei casi indirizzati bene, hanno la risposta. Sono loro che ti danno il feedback maggiore, ok? Ce lo disse non mi ricordo se era un austriaco, forse. Questa cosa delle incisioni non l'abbiamo presa, l'abbiamo messa da una parte, l'abbiamo ritirato fuori quando il progetto era maturo. Adesso è una delle cose per cui ci riconoscono. Poi l'incisione è diventata la frase che puoi mettere sotto la suola, poi è diventata all'interno della soletta e poi adesso sta diventando una cosa che non posso dirvi perché è una sorpresa, la troverete sul web tra un po'. Quindi è questo, piccoli passi e costanti. Non abbiamo mai smesso negli ultimi, diciamo, 3 anni, perché è il momento, 3 anni fa è il momento in cui è diventata veramente startup innovativa. I primi 2 anni abbiamo un po' giocato, facevamo queste cose, vendevamo già delle scarpe. Conoscevamo un calzaturificio uno a uno, la gente ci scriveva, vorrei una scarpa fatta in questo modo. Noi la guardavamo, stampavamo questa email o questa form, andavamo al calzaturificio e con lui costruivamo la scarpa. Era una cosa altro che artigiana, di più, figuriamoci se era un processo fatto ad hoc. Però dovevamo vedere se funzionava, perché mancava un altro tassello fondamentale. Noi stavamo validando lì la promessa che facevamo, ma poi noi stiamo vendendo prodotti. Cioè, se io vendo questo prodotto, finché l'utente non ce l'ha in mano, se lo mette a casa, non lo prova, io non saprò mai se quello è veramente un prodotto che funziona. Vendiamo prodotti, quindi il prodotto deve essere di qualità. Lì abbiamo lavorato tantissimo sul prodotto tantissimo. Ed è stato, sinceramente, probabilmente la cosa più difficile, più lunga, che ha dedicato più tempo, perché dovevamo andare a trovare gli artigiani che facevano le scarpe. È stato difficilissimo. Difficilissimo. Noi nella prima fase abbiamo, Andrea e Francesco hanno fatto una cinquantina di visite prima di trovare l'artigiano che era disposto a lavorare al nostro progetto. Capisco che non è semplice, perché noi chiedevamo una cosa molto importante all'artigiano, che era: ricevi un ordine di una calzatura fatta dall'utente, e quindi ogni calzatura è completamente diversa, tu mi devi produrre quella calzatura in 20 giorni. La maggior parte delle persone ti dicono: aspetta, loro lavorano a centinaia, migliaia di scarpe, mettono la linea di produzione, per quanto sono artigiani, il modello è quello e quindi ripetizione, perché è quello che li fa guadagnare, giustamente. Noi eravamo disposti ad alzare il prezzo della calzatura, ma volevamo questo servizio. Ci abbiamo messo 2-3 mesi a trovare l'artigiano giusto per fare questo. E da lì il prossimo passo è stato cominciare a fare le scarpe, migliorarle, abbiamo ricevuto tanti feedback, tanta gente che non era soddisfatta perché la scarpa non andava bene, e abbiamo continuato così. Ma lo stiamo facendo anche oggi. Sono passati diversi anni. Oggi, lo scorso anno abbiamo venduto 1800 paia di scarpe.
Quest'anno il trend è che dovremmo arrivare sulle 4.000, quindi più che raddoppiato. Stiamo continuando a fare così. Abbiamo aumentato, adesso abbiamo 5 professionisti, non un solo calzolaio, che creano le nostre scarpe rispetto alla tipologia, ma stiamo continuando a farlo. Francesco, uno dei soci, gira un po' l'estero, adesso siamo andati molto in Cina e in Giappone, quindi siamo concentrati su quei mercati lì, e la settimana scorsa è stato da quelle parti e ha detto: dobbiamo ancora migliorare la qualità. E ti rendi conto che è un lavoro che non finisce mai. Ma è così in tutte le nostre imprese, no? Crea un prodotto, crea un qualcosa, poi ti rendi conto che non finisce mai perché il mercato cambia, perché tu cambi mercato, vai da un'altra parte e hanno esigenze completamente diverse, gusti completamente diversi, esce un materiale e cambia completamente tutto, devi essere sempre pronto a cambiare in qualsiasi momento. Questo puoi farlo solo se riesci a definire bene i passi e avere chiaro il micro obiettivo che hai, che ti porterà alla fine della scala, ma il tuo micro obiettivo deve essere chiarissimo. E tutto il team che lavora a quel progetto deve avere chiaro, perché dobbiamo andare nella stessa direzione. Se decidiamo che gli scalini si fanno uno alla volta, si fanno uno alla volta. Uno non è che parte tre, uno parte di corsa, altrimenti il team sicuramente non arriva insieme. Questa è la prima cosa che ho imparato, da lì l'ho applicata a tutti i miei progetti. Tutte le cose che faccio, ripeto, non solo professionali, hanno proprio questo intento. Cos'è che posso fare? Spero che possiate portarvi a casa oggi questo, quando se andate a lavorare, se andate al mare, fate quello che volete, ma qual è la piccola cosa che posso fare oggi per migliorare quello che sto facendo? Perché poi spesso noi siamo abitudinari, siamo esseri umani, e è normale essere abitudinari, è normale chiudersi nella propria zona di comfort e quindi dire: oh, fighissime quelle cose, però forse lo faccio lunedì. È come cominciare la dieta o cominciare a fare sport, no? Lo faccio lunedì, comincio la settimana, lo faccio lunedì. Lo faccio da giugno. Ah, giugno è già iniziato, lo faccio da luglio. Perché poi è così, no? E poi arriva settembre del 2021 e mi accorgo che devo cominciare a farlo. Questo è quello che accade. Invece cominciare a fare il primo piccolo passo oggi sapendo che posso fallire. Ma fallire significa avere un insegnamento molto grande. Se io faccio il primo passo oggi e so che posso fallire, se io inciampo sul primo gradino, probabilmente mi faccio poco male. Se io faccio un salto e ne faccio 5, probabilmente mi faccio un po' più male, probabilmente, poi dipende dalle persone. Quindi diamoci l'opportunità di fallire. E l'unico modo per fallire in maniera safe, in maniera tranquilla, in maniera, forse mi verrà il termine perché sono sempre le 8 di mattina, scusatemi, in maniera tranquilla, senza troppi problemi, facciamo un passo piccolo. Quindi è il passo piccolo che ciascuno di noi può fare, qualsiasi progetto, progetto più grande. Adesso noi stiamo facendo nel, diciamo, mio impiego principale, ho un'azienda che sviluppa software dal 2001, quindi da una vita e mezzo fa, soprattutto se pensiamo all'era di internet, 17 anni è successo il mondo, l'altro e forse anche un altro ancora di più. E stiamo facendo con un altro gruppo una fusione aziendale, quindi passeremo da 15 persone a 40, quindi si concluderà a luglio, e lì è un anno e mezzo che stiamo dietro a questo, un anno e mezzo, un tempo lunghissimo. Noi sapevamo che ci sarebbe voluto questo tempo, però abbiamo deciso di fare quelle cose che ci hanno permesso dopo due mesi di uscire insieme sul mercato. Noi dopo due mesi che gli imprenditori parlavano tra loro e cercavano di capire come potevano funzionare questa cosa, abbiamo detto: cavolo, i prossimi progetti che prendiamo, facciamo un team misti delle aziende. Sono professionisti, cominceranno a lavorare insieme, e allora hanno cominciato a lavorare insieme. Noi dopo quattro mesi, le persone che ci conoscono sanno che siamo praticamente un'azienda unica. Ancora non c'è un brand, ancora non siamo andati al notaio, perché ci andremo il 13 luglio, però di fatto noi siamo un'azienda unica. Stiamo operando sul mercato, stiamo uscendo insieme, ci stiamo conoscendo, perché le persone si stanno conoscendo e consegnano valore insieme. Questo è un valore ampissimo. Noi un anno e mezzo, nella mia testa, dicevo: saremo concentrati su questa fusione, il business rimarrà un po' da una parte, no? Le aziende vanno bene, però rimarrà un po' da una parte. I primi 5 mesi abbiamo fatto più 22% di fatturato, sommando le due aziende. Perché funziona. Sei riuscito a fare i piccoli passi, a mettere insieme quelle cose che ti hanno permesso di comunque andare avanti. Quindi la filosofia è sempre questa. Filosofia è una parola che non mi piace. L'approccio è sempre questo. Quello di definire qual è il primo piccolo passo. Non è semplice, ci vuole tanta pratica qui.
tanta pratica per farlo. Altra cosa fondamentale, tutti dobbiamo essere in grado e metterci di fronte alle decisioni, dobbiamo imparare a prendere le decisioni. Ciascuno di voi, qualsiasi lavoro fate, si trova ogni giorno a prendere delle decisioni macro, più importanti, devo far partire una nuova azienda, un nuovo progetto, ma anche micro, piccole, faccio quell'attività o non lo faccio? Dico di sì o di no a quella cosa? Noi prendiamo una marea di decisioni, sempre quando parliamo con una persona, quando comunichiamo, quando appunto dobbiamo affrontare un progetto, dobbiamo affrontare altre persone che non conosciamo, dobbiamo imparare a prendere le decisioni, questo farà veramente la differenza. È una materia, imparare a prendere le decisioni, delegare, è una materia ampissima, non ho la volontà di raccontarvela adesso, visto il tempo che abbiamo e visto che sono sempre le 8 di mattina, me lo ricordo sempre dentro di me perché è una cosa che mi riporterò dietro negli anni probabilmente, e quindi dobbiamo imparare a prendere le decisioni. Questo è un altro aspetto fondamentale, non siamo abituati a prendere le decisioni e quindi le scansiamo le decisioni. Ah, devo dire sì o no? Aspetta, un po' come prima, no? Rimandiamolo a lunedì, oppure ci penserà qualcun altro. Invece imparare a prendere le decisioni, anche micro, migliora tantissimo la qualità dei progetti e delle attività che fate. Finisco, più o meno, sono le 9.02. Territorio. Erano altre parole chiave che con cui ci eravamo lasciate. Vabbè, io sono innamorato del territorio. Sono nato a qualche decina d'anni fa, poco lontano da qui, come avete potuto capire dal mio accento anglosassone, sono di Jesi. Mi piace molto fare le cose qui perché sono convinto che poi, soprattutto da quando è esploso questo mondo startup, idee da mettere in campo, le idee si trovano dappertutto. Non è che sei a Milano, hai più idee, perché? Hai un ecosistema che ti permette forse di metterle più in evidenza e di portarle prima alla luce, questo sì, e quindi dobbiamo migliorare tantissimo sull'ecosistema. Ma qui ci sono le idee. Dis, ve l'ho detto dove è nata, in un bar a Porto Recanati, due ragazzi, due fratelli di Recanati, e io sono di Jesi. Poteva nascere in qualsiasi altra parte del mondo? Sì, oggi Dis fa l'80% del fatturato, le fa all'estero. Cina, Giappone e Russia sono i mercati principali, poteva nascere in qualsiasi posto. Il territorio, nel territorio abbiamo tantissime cose, il distretto della calzatura ne è un esempio, 3.400 aziende circa, forse ogni anno sono un po' di meno di quella provincia, cioè, è tanta roba e lì si possono fare tante cose. E di distretti ne abbiamo una marea in Italia, qui stiamo parlando solo del nostro. Ma la cosa più importante, io in questi anni tante volte ho avuto l'opportunità di andare a lavorare a Milano, all'estero, ho sempre detto di no. Questa è stata una scelta mia perché qui si vive benissimo e quindi non cambierò niente, anche se potrei guadagnare probabilmente il doppio, il triplo, in altri territori non cambierei mai tutta la vita, la possibilità di vivere qui. Ma territorio è un'altra cosa importante secondo me, significa persone, perché il territorio senza le persone che lo vivono non è niente. Sì, il territorio è bello, poi... ma per far nascere progetti, per scambiarsi opinioni, idee, eccetera, alla fine arrivi a parlare di persone. Sono le persone quelle che fanno la differenza. Quindi quello che mi auguro è che ci sia un ecosistema sempre più attivo, brillante. Attivo è la parola giusta. Cioè abbiamo tante cose nel nostro territorio, ma sono cose singole, no? Quando negli altri posti invece sono aggregate e la community non è fatta di 20 persone che fanno una cosa fighissima e sono tutti fighissimi, ma è fatto di 2000 persone che fanno quella cosa. Quindi dobbiamo essere molto più bravi a fare sistema in tutte le cose, questo vedo rappresentanti di incubatori, su tutte le cose che ci sono siamo purtroppo troppo legati ai singoli, e se le persone le mettiamo sempre più a sistema e facciamo in modo che il sistema per me è qualcosa in cui ci si scambia informazioni, si danno feedback, si dà la possibilità di avere un punto di vista diverso, più allarghiamo questo sistema, sempre rimanendo nel nostro territorio, e più ne beneficeranno tutti. Quindi, per arrivare alla conclusione, non c'è una conclusione in questo discorso, non c'ho una slide finale. Quello che volevo dire è che tutto alla fine possiamo fare qualsiasi discorso, possiamo trovare il metodo e utilizzare il metodo migliore per sviluppare un'idea.
tutto alla fine dipende dalle persone che lo portano avanti. Il motivo per cui gli incubatori, gli acceleratori, gli investitori investono in startup, uno dei primi motivi, lo potranno assolutamente confermare, non è tanto l'idea, il business plan, il piano che hai, ma è il team, sono le persone che porteranno avanti quell'idea. Quindi siamo noi con le nostre idee, con la nostra volontà di fare il passo, quindi di fare quello che chiamiamo l'execution, perché poi l'idea è bellissima, ma normalmente è l'1% di tutto il progetto, il 99% è l'execution, cioè quello che faccio, come la metto in atto e che risultati riesco ad ottenere, ma tutto dipende dalle persone. Perciò che siate un'azienda di servizi, un'azienda di prodotto, lavorate nella pubblica amministrazione, siete liberi professionisti, dedicate il tempo a quello che è l'evoluzione vostra personale, perché è solo così, secondo me, che porteremo le nostre idee, le nostre relazioni, i nostri progetti a un livello che è un po' più alto. Grazie. Scusate, non mi sono girato mai. Michele, anche senza slide, secondo me sei stato bravissimo a condensare i momenti salienti. Se ci sono delle domande da questo pubblico numerosissimo, vai. Adesso, perché purtroppo io non ero una di quelle che invece non conosceva per niente questo progetto. Sì. E, una cosa, come arrivano le richieste? Cioè, già c'è una base di accessori, le persone, come per... Cioè, per avere il modello finale. Però, esatto. Allora, oggi il progetto ha un configuratore di scarpe dove tu parti da un modello. Ci sono ad oggi 18 modelli con materiali per cui puoi arrivare a fare 50 milioni di combinazioni. Quindi diciamo che è abbastanza ampio. Perciò ecco perché ogni scarpa di fatto è unica. Difficilmente vendiamo. Ci sono dei best seller magari, però difficilmente. Quindi attraverso il modello noi guidiamo un po' con dei nostri suggerimenti, quindi abbiamo delle cose preconfigurate, no? Perché anche lì abbiamo scoperto che avere il foglio bianco non è proprio semplicissimo, no? Quindi una calzatura, ho 49 materiali da una parte, comincio a metterli insieme, oddio, ho fatto un casino. E quindi la maggior parte delle volte gli utenti partono da un modello preconfigurato che abbiamo proposto noi e lì vanno a fare la modifica, cambio i lacci, metto questo colore, il tacco lo voglio così e poi ci metto le mie iniziali. Però ecco, c'è un processo guidato che ti porta ad avere poi la tua identità. Colorino il tacco. Quindi voi siete interessati. Intanto adesso erano arrivate, però domande ovviamente anche fuori del tour del marchio per la realizzazione delle scarpe. Per la realizzazione, sì. Da dove? Quello più curioso che non ti saresti mai aspettato? Dalla Spagna. Addirittura? Sì. Sì, in Spagna c'è un distretto, c'è un buon distretto, calzature, che fa scarpe non della nostra qualità, alla metà del prezzo, più o meno, adesso faccio macro, quello che si trova, e si muovono molto, anche perché come il nostro ci sono altri progetti. Non voglio dire uguale, ma simili, che comunque hanno fatto sulla calzatura. Ci sono diversi progetti online, più e-commerce, non spingono molto sulla configurazione come la nostra, più e-commerce che ti fanno quelli 3-4 modelli, classico da uomo, e poi producono le marche, spesso. E te non ti è venuta la curiosità, scusa, di chiedergli, ma come siete venuti a conoscenza di noi? Cioè, ai spagnoli? Sì, 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 noi li chiediamo sempre, noi li chiediamo sempre. Allora, tantissimo è per diciamo la diffusione e tutte le attività che abbiamo fatto. Il mio socio, soprattutto Andrea, non lo ringrazierò mai abbastanza per questo, ha passato un anno della sua vita a girare destra e sinistra in Italia e all'estero, partecipando in qualsiasi contest, concorso, cose più importanti dove c'erano premi, cose dove c'era un riconoscimento e una stretta di mano. Tantissimo all'inizio. Ma non tanto per cercare il premio, lì l'obiettivo era più validare l'idea, perché lì vieni in contatto con investitori, con gente che ti dà dei feedback che sono preziosissimi. Noi così abbiamo conosciuto uno dei maggiori investitori di Armani. Armani, cioè Armani mi dà un feedback, io lo ascolto, direi con attenzione, centellino ogni parola, ok? Ne avrà viste di cose, sta sul mercato,
conosce tante cose che io non conosco. Noi appena abbiamo visto che c'era lui in giuria, ci siamo fiondati lì, abbiamo messo la tenda là fuori, Andrea, e 3 giorni è stato lì. 3 giorni ha fatto il pitch, ha provato ad avere feedback, abbiamo fatto così. E quindi poi succedono cose, no? E come dicevo prima, vieni a fare una colazione, magari rivedi una persona che non vedevi da tanto tempo, ti viene in mente un'idea, ti contattano, magari nasce, magari niente, hai fatto solo una buona colazione, complimenti. Zucchero. Dove sono? Bravissimo. E hai fatto solo una buona colazione, che non è male, altrimenti puoi aver preso qualcosa, conosciuto una persona in più. Noi questo l'abbiamo fatto tantissimo. Una settimana fa, 2 settimane fa, quando mi hanno chiamato Tommaso e Cristiano, l'input era venuto da un articolo che è uscito sull'Economist che parlava di this. Se tu un anno fa mi dicevi uscirai sull'Economist, facevo sì, hai bevuto, roba buona, ok. Siamo usciti sull'Economist, eravamo affiancati a Nike, Adidas, che parlava di questo nell'articolo, e poi si parlava di un trafiletto che parlava di un bel pezzo di storia, di cosa facciamo. L'hai fatto andando in giro, ci hanno contattato loro, anzi addirittura all'inizio era un articolo su di noi, poi quando è uscito ci siamo accorti che si parlava anche di Nike e di Adidas, e il mio socio che ha creato il progetto lo vive come suo figlio, ha detto peccato, io ho detto cazzo figo invece, ci hanno messo vicino a Nike e Adidas, un'opportunità così non ti capiterà più, mostri sacri della moda, no? Quindi le cose si fanno accadere facendole, appunto, facendo cose che possono sembrare, la maggior parte delle volte in cui siamo andati a contest, eccetera, tornavi a casa e ti rendevi conto che era stato un po', io non la chiamo mai perdita di tempo, perché impari sempre qualcosa, però dove magari potevi farne a meno. Però in realtà queste cose hanno portato qui. Noi in Italia abbiamo avuto la notorietà massima quando siamo andati in TV. Noi nel 2015, maggio 2015, Shark Tank, perché l'ha vista, la trasmissione dove si mettevano le start-up di fronte a investitori, no? Un format americano, che poi non è che ha avuto tantissimo successo perché non è stato più replicato dopo il 2015, ci hanno chiamato, anzi abbiamo fatto noi domanda per andare lì, dicevamo vabbè la TV è quella che a noi ha dato una spinta. Oggi dico che se non avessimo fatto quello non so se esisterebbe ancora this. Perché poi ha avuto un'evoluzione per un anno e mezzo in Italia, non lo so ovviamente perché non ho la sfera di cristallo, però lì sicuramente abbiamo avuto un boost enorme, ci hanno cominciato a chiamare più calzolai, ci hanno cominciato a chiamare degli investitori, cioè si è cominciato a creare quel movimento e siamo andati in TV. Prima di te che cercavi i calzolai, No, adesso sì, noi abbiamo una richiesta al mese, 2-3 richieste al mese di gente che vuole venire a fare le scarpe. Le nostre scarpe, perché comunque l'ha sentito, perché ha capito che il progetto è un progetto innovativo su cui si può investire. Adesso abbiamo un calzaturificio su cui stiamo pensando di creare, abbastanza grande, sono 30 dipendenti, creare una linea dedicata per noi. Se ci partono bene i progetti che abbiamo in Cina e in Giappone, all'interno di questo calzaturificio faremo una linea per noi. E poi abbiamo avuto una marea di evoluzioni, consegnavamo in 30 giorni, quindi noi consegnavamo quando siamo partiti in 30 giorni in tutto il mondo, quindi tu ti crei la tua scarpa dal Giappone, entro 30 giorni ce l'hai consegnata a casa, sono diventati 10 adesso, abbiamo fatto un lavoro, scusate il termine, della Madonna per arrivare a 10, ma noi abbiamo un accordo con il calzaturificio che appena gli arriva l'email lui entro 5 giorni ci deve dare la calzatura, e questo è stata un'altra cosa che ha avuto una rottura enorme. Cioè un prodotto personalizzato in questa misura, in 10 giorni tu ce l'hai a casa in qualsiasi parte del mondo, non ce ne sono. Tu anche l'Adidas adesso le puoi fare, come si chiamano le Adidas? Esatto, quelle lì. Quelle le puoi fare, quelle le puoi fare personalizzate 2 mesi. Lo dico perché l'ho visto, l'ho fatto anche per vedere se funzionava. 2 mesi per avere scritto il nome sulla soletta, 2 mesi. Quindi avere 10 giorni ad essere arrivato ad una scarpa classico da uomo, che è il nostro target, classico da uomo, adesso facciamo anche sneaker, cose anche un po' diverse, ma il target è quello, in 10 giorni tu hai la scarpa a casa fatta a mano e di una certa qualità, insomma. Io sono da domanda. Sì? Tu prima hai parlato di piace stare nel territorio, sì, e rimanere qui. È una cosa che penso interessi un po' tutti i creativi, insomma, qua. La difficoltà più grossa
che ho dovuto affrontare nei territori, perché penso che siamo in visita, quindi un po' più tecnologici, comunque un'idea sì. più orientati diciamo al futuro, e quello un po' che è una realtà qua un po' più familiare, più vecchio studio. Qual è stata la difficoltà più grande, il processo mentale con la quale l'hai affrontato e superato? Allora, lì dipende molto dal contesto, nel senso io mi sono, a livello core, diciamo, a livello centrale, mi sono sempre occupato di tecnologia, no? Quindi a maggior ragione la tecnologia arriva un po' dopo in queste realtà. Io ad esempio c'è stato un periodo tra il 2009 e il 2012 dove io facevo la spola Marche Milano, uno stradello, è il mio quello, se lo vedete, in quella direttiva lì. Dal 2009-2012, non l'ho messa, però è una bella idea. Il 2009-2012 io una volta a settimana andavo a Milano perché capivo che le cose che volevamo fare noi qui non potevano funzionare in quel momento. E quindi hai due possibilità: o te ne vai, io ho deciso di fare avanti e indietro perché per i motivi di qui sopra, e aspettare che sia il momento giusto. Adesso lavoriamo molto di più all'interno del territorio. È possibile fare educazione, diciamo, nel territorio? Nel senso convincere chi insomma sa. Allora, è possibile fare educazione? Sì. Questo è quello che io faccio da 20 anni tutte le volte che parlo con qualcuno. Nel senso, anche se vedo che è un cliente non per me, che non lavorerà mai con me, ma spendo del tempo, investo del tempo, un'ora, due ore, per parlare appunto di queste cose. Perché è solo parlandone che poi... È un processo che non è a breve termine, non è a breve termine, però secondo me già ci sono i risultati. Poi cambiano, già nel 2009 non era così semplice, sono passati 10 anni, già sembra che ieri, sono passati 10 anni, non era così semplice per noi, almeno per il lavoro che facciamo noi, lavorare a distanza. Adesso per noi è diventato naturale. Noi abbiamo i clienti maggiori che sono Bologna, Milano, Svizzera. Io li vedo una volta all'anno, ma è solo una cortesia per andarci a cena e per parlare di cose un po' più ampie. Riesci veramente a fare tante cose ormai, e non solo tu magari eri pronto anche 10 anni fa, ma i clienti sono pronti a ragionare in questa modalità. Quindi ragionare in termini, anche se non è un risultato immediato, anche con un cliente che per te non è il target, perché comunque crei un terreno... Ci potrebbe stare. Io tante volte in passato ho fatto progetti che... Non avrei mai voluto prendere, però avevano magari una mira di quel tipo. E qui anche con le partnership, noi abbiamo lavorato tantissimo con altre aziende, anche cose un po' forzate, però perché la cultura non la fai solo verso i potenziali clienti, la fai con gente che offre un servizio simile al tuo, perché se parliamo tutti la stessa lingua, poi è più facile. Però se tu parli in quel modo e poi ne trovo altri 4 che parlano un'altra lingua e il cliente ti dice sì, ma ce ne ho 4 che parlano così, perché devo ascoltare solo te? Se invece tu ci mettiamo insieme, tutti più o meno abbiamo lo stesso concetto, approccio, le cose un po' cambiano. Grazie. Poi c'è bisogno del tempo, sì. Grazie. Ci siamo? Vai Roberto. 2 minuti. Ultimissimo. Ciao. Tu prima hai parlato che avevi avuto una bella idea, giusto? Sì. Poi avete cercato i fornitori. Sì. All'aspetto commerciale non hai toccato per niente, cioè vi siete messi intorno a un tavolo, avete cominciato a ragionare come vengono questi prodotti. E spesso vuol dire che sono delle belle idee, sì. Si sa come costruire, ma poi bisogna vendere. Sì. Bisogna trovare un mercato, a produttori. Sì. Come vi siete messi? Allora, nell'idea era già previsto un... costruzione del mercato, cioè come è nata l'idea e come siamo partiti e come abbiamo investito 3 anni fa, questa era un'idea che andava esclusivamente online, cioè il nostro core era online, e-commerce. Volevamo vendere, avevamo selezionato anche 3-4 paesi molto diversi da quelli che invece abbiamo oggi, e volevamo vendere lì, e quindi tanta pubblicità e farci conoscere come brand, per farci conoscere come brand e per vendere online. Abbiamo speso un sacco di soldi un primo anno, abbiamo buttato via, no, non mi piace mai, abbiamo speso tanti soldi e non abbiamo raggiunto i risultati. Oggi DIS è 20% e-commerce, 80% è diventato un progetto B2B. Ha avuto un'evoluzione anche qui. All'inizio noi avevamo un'idea, noi volevamo fare
brand che vendeva online, punto, i negozi non ci interessavano proprio. Ma avevate un target preciso? Sì, 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 sì. Noi avevamo un target e poi abbiamo raffinato nel tempo. Oggi noi sappiamo che il nostro utente medio è 35-50, manager, maschio, perché è classico da uomo il nostro core, manager di un'azienda o libero professionista, tra parentesi, promotore finanziario, perché lì abbiamo visto che funziona bene. È proprio definito così, eh? Ve lo faccio leggere, noi ce l'abbiamo bene appeso e lo modifichiamo rispetto all'evoluzione che ha il nostro progetto. Però l'abbiamo costruito nel tempo. All'inizio noi avevamo tre target molto diversi: lo sposo, il professionista e l'altro neanche me lo ricordo, e il giovane che vuole vestire di tendenza, di moda. Avevamo questi tre target. Poi piano piano li abbiamo affinati nel tempo provandolo sul mercato. Però lì, da progetto che era esclusivamente B2C, e-commerce, è diventato oggi un progetto quasi esclusivamente, ci dà quello che ci dà più ciccia, quello B2B. Ma qualcuno di voi era già nel settore, calzature? Sì, i due fratelli che mi hanno proposto l'idea, io non so niente di scarpe, adesso so qualcosa perché ho visto, vedo delle cose, però faccio altro nella vita. E dei due fratelli, uno ha lavorato per 7 anni al Gergo, non so se lo conoscete, comunque Spernanzoni, una delle aziende più importanti, comunque una scarpa che alcuni di voi vedo che fanno di sì con la testa, che conoscono, vende classico da uomo, e lui si occupava di commerciale estero, 7 anni che girava, fiere, eccetera. Lui è quello che crea i prodotti, è quello che continua a tenere i contatti con l'estero, quindi sì, un'altra cosa, il team che dicevo prima, non solo deve essere, sì, gente smart, figa, quanto conosce il progetto. Se non ci fosse stato Francesco, all'inizio, Francesco, questa è una bella storia, faccio velocissimo, all'inizio Francesco non voleva essere del progetto, perché lui era già dipendente, lui era molto attaccato a questo lavoro, gli piaceva, e lui ha detto, io vi posso dare una consulenza. Io dopo 2 mesi che parlavamo, gli ho detto, se tu sei nel progetto, quindi vai via da quell'azienda e vieni qui, io ci sono, altrimenti non avrei mai investito in quel progetto, perché investire in un team dove non c'è dentro la competenza core, dove c'è la competenza core, è un suicidio secondo me, deve essere dentro, perché tu devi stare 24 ore su 24 con la testa lì. Infatti oggi noi abbiamo avuto questi risultati grazie a lui, è lui che conosce il territorio, conosce le scarpe, sa tutto della scarpa, sa tutto se c'è un reclamo su un pellame, se c'è qualcosa che non funziona, conosce dove andare, su quali fiere andare. È un valore enorme. Grazie. Allora, due cose prima che ci andiamo alla spicciolata, prima che vi spelliate le mani. No, no, possiamo spellarci le mani. Allora, grazie a voi. Intanto grazie Michele, generosissimo, e come immaginavamo, è molto interessante. E poi lo potete contattare, cercare, trovare. Sì, sì. Ovunque. Si fa trovare. Trovate tutto online. Esatto. E due cose, ringraziamo anche la blogger Les Italiens Chevaux che ci ha. Ci fa piacere che questo. E tra l'altro, immaginavi mai nel 2018 di far parte delle Creative Mornings? Chissà. Chi l'avrebbe mai detto? Neanche noi. Di alzarmi così presto? No, mai. E quindi grazie che si sta allargando questo interesse. E prima di darvi appuntamento alla prossima, quindi anche lì state attenti perché sta andando a ruba, noi facciamo in tempo a fare l'evento che subito esauriscono i post, benissimo, quindi tocca essere veloci. E la prossima volta anticipiamo solo questo, non il tema, perché lo sapete che esce il primo di luglio, quindi il primo di luglio sapete che su Facebook avete il tema. Però sarà molto presto la prossima colazione a luglio, quindi monitorate Facebook. No, non gli orari. No, c'è il giorno. C'è gente che è svenuta. No, sempre alle 8. Però diciamo che come tempistiche di giorno sarà presto. Perché abbiamo dovuto fare una convergenza astrale tra il relatore che verrà, quindi. E ultima cosa, sì, vogliamo fare questa cosa fantastica di alzare le shopper. Che ci facciano le foto. In alto le shopper. In alto le shopper.